Ci troviamo nel quartiere Provvidenza in via Ayala. Ci hanno segnalato un problema più avanti che tra poco vi mostreremo, ma passando di qua a piedi non possiamo non farvi notare lo schifo letteralmente che c'è in questa via. Guardate quanta spazzatura ammassata. Ci troviamo sempre nel quartiere Provvidenza in via Cesare Abba. Ci ha chiamato il signor Pietro De Simone. Cos'è accaduto qua? Che stanotte all'1:30, come sempre, avendo sempre sollecitato allora che questo palazzo doveva, prima o dopo un'ala, si doveva staccare, e stanotte all'1:30 è ceduto una trava di questo palazzino di qua del comune. Lei abita qui in zona? Sì, io abito di sotto in via Narese 40. Quindi ovviamente c'è preoccupazione perché se crolla tutto. Se crolla tutto ovviamente ci sono tanti problemi perché c'ho casa mia. Se voi notate dove sono quelle tegole rosse, quella è casa mia, accanto è casa mia. E qua di sopra, come il signore vi sta facendo vedere, si è staccata una parte dell'ala, a parte interna ed esterna dove abito io della stanzetta dei miei bambini. Stanotte all'1:30 abbiamo sentito un boato. Per l'ennesima volta siamo scappati di nuovo di casa. Questi 10 anni adesso, da 10 anni adesso, che loro sapevano che questo palazzo è sempre, c'è distrutto, continuano ancora a dormirci sopra. Stamattina, chiamando i vigili del fuoco, sono tempestivamente venuti, subito, a 30 secondi sono intervenuti, dicendomi ancora una volta. Sono rimasti a bocca aperta. Da sottolineare, stanotte nevicava, scappare di casa all'1:30 di notte, soprattutto con dei bambini, non è sicuramente piacevole, anche se fortunatamente non è accaduto nulla. Sì, certo, all'1:30 mettetevi nei miei panni, tutti in pigiama, con un bambino di 14 mesi fuori, 7 persone fuori, mettetevi tutti nei miei panni. Questo da 10 anni adesso, che non è bastata nel 2006 quando è crollato quello accanto a me, quel palazzo di terzo piano, di tre piani, ora per l'ennesima volta ancora si ripete la stessa cosa, sperando che con l'intervento dei vigili del fuoco, che ripeto a dire sono stati proprio tempestivamente arrivati a casa e hanno visto veramente ora. Speriamo quindi che questo palazzo venga messo al più presto in sicurezza, come occorrerebbe mettere in sicurezza quasi tutti i ruderi del centro storico.